deployment frequency sostanzialmente è la capacità del team di portare in produzione del codice, spera funzionante, ma non sempre lo è, però diciamo ha la capacità e gli strumenti per farlo. Qui l'obiettivo non è per forza quello di avere un team che è in grado di portare in produzione più volte al minuto del codice, perché magari non ha neanche senso, magari non ci sono neanche così tante richieste upstream lato business per avere una frequenza così elevata. Però se d'altra parte noi vediamo che abbiamo una frequenza di deployment che è bassa o che non sta dietro alle necessità lato business, c'è qualcosa nel reparto tech da sistemare probabilmente. Ad esempio, il fatto di aver strutturato il codice in maniera tale da consentire di fare deploy frequenti, di aver utilizzato delle pratiche ingegneristiche che vanno in quella direzione, quindi essere aggiornati su delle tecniche, di usare anche degli strumenti moderni e di lavorare su qualcosa che magari anche inteso come un'architettura moderna, se coerente con quello che serve. Qui l'esempio è il monolite, no? Monolite contro microservizi. Ora, non è detto che la soluzione sia i microservizi, perché sono tanti contesti in cui tutto sommato per assurdo anche il monolite è la soluzione giusta, no? Quindi dobbiamo capire qual è il punto giusto. Però è chiaro che se noi abbiamo una situazione tale per cui c'è un certo tipo di architettura che dipende dalle scelte prese dal team, e queste scelte sono sbagliate, magari un'architettura che non consente in maniera fiduciosa di poter portare in produzione il codice, perché magari ad esempio non abbiamo i test, non abbiamo i test automatici. Allora, questo qui già ti sei dato una risposta, è un elemento probabilmente da introdurre, perché se non avete i test è da capire innanzitutto per quale motivo non li avete, perché può essere per scelte di direzione aziendale, perché magari l'impresa non comprende perché bisogna investire del tempo in test, allora il problema sta sopra, oppure perché sono gli sviluppatori che non ci credono o non sono formati o non hanno voglia di farlo. In funzione di dove sta il problema si interviene, perché se ci fossero i test, allora vedrai che la frequenza di deployment inevitabilmente può assolutamente aumentare, perché a quel punto abbiamo creato l'infrastruttura della pipeline di sviluppo che consente di testare continuamente il codice, di evitare che vada in produzione il codice non testato, eccetera, eccetera. Quindi questo qui può essere un obiettivo che può essere dato al reparto tech. Guardate che fin quando noi non abbiamo una frequenza di deployment almeno giornaliera, e questo significa nel nostro caso che magari dobbiamo avere l'infrastruttura di continuous integration, dobbiamo aver imparato a fare i test e lì dobbiamo fare quei test. Allora voi come reparto tech, per queste cose che sono assolutamente in capo voi, non meritate un certo premio. D'altra parte, se ci diamo l'obiettivo di passare da deploy che massimo uno al mese, perché se no si sfascia tutto, almeno un deploy alla settimana, riusciamo a farlo e tutto sommato vanno bene. Dopo che avete fatto un certo processo di miglioramento, allora un premio avete anche diritto ad averlo. Questa è una metrica che, dando i giusti leve, dando se serve del budget o delle responsabilità o acquistando dei corsi di formazione o quello che serve, allora in quel caso è molto più nelle mani del reparto tech. Quindi questo è un elemento che può essere sottoposto a misurazione e che dà un impatto positivo anche al resto dell'azienda, perché nel momento in cui il business è in grado di dire che ha un time to market più ridotto perché può andare più frequentemente in produzione, perché il team di sviluppo ha impostato sia gli strumenti che la metodologia che l'architettura in quella ottica, ecco che ha dato un beneficio anche al resto dell'azienda. Bisogna tenere traccia quindi qual è il tasso di fallimento di queste change, perché ok, abbiamo mandato molto più velocemente in produzione la roba, ma che si spacca più frequentemente, forse abbiamo fatto peggio. Allora questo va tracciato e bisogna dargli anche un obiettivo target, tipo ok, aumentiamo la frequenza di deploy e bisogna che 9 deploy su 10 abbiano successo.